È molto centrata la questione del colpevole innocente. A me sembra, leggendolo, che ci sia una colpa da cui non si assolve il protagonista, e che è un po' riassunta in una frase che mi sono scritto, che dice: la mia vita, penso, è sempre stata uno scadenziario di passività. La colpa del non fare, del non opporsi, forse quella è un po' il nodo della nuvola, o mi sbaglio? Sì, allora sicuramente questa è la colpa principale di cui si macchia il... No, vabbè, ce ne sono altre molto più concrete. Non si può parlare di colpa, ma non scendere nello specifico, perché sennò... Però la sua esistenza, diciamo, è segnata da questa passività. Cioè lui è il mio personaggio, questo Augusto, non è una persona... né buona né cattiva, è una persona come tutti, ha dei difetti, ha delle mancanze, soprattutto non è capace di prendere posizione forte quando succedono nella sua vita delle cose gravi e devastanti. Non è capace di darsi di imporsi, insomma. Quindi lo scadenziario di passività riguarda proprio questo. Però alla fine, diciamo, non è una persona, lui parla di se stesso in questi termini e si critica continuamente. Il punto di vista è sempre interno al personaggio e quindi può essere anche non vero, cioè è sempre un punto di vista parziale. Quest'uomo che accusa sempre se stesso di quello che non ha fatto, di quello che non ha potuto fare, ha un senso di responsabilità schiacciante. La sua cifra è proprio questa responsabilità. Lui vuole essere un buon lavoratore, un buon padre di famiglia, vuole badare a queste ossessioni e rispetto a queste ossessioni si accusa continuamente di non essere mai all'altezza. Difatti, forse onestamente è l'avverbio che ricorre di più in termini statistici. Sì, libro. Sì, io quando invece ho affrontato il cacciatore di frodo di Alessandro Cinquegrani, all'inizio sono rimasto un po' sorpreso, perché è un libro che richiede mi riferisco proprio a chi non l'ha ancora letto, richiede un minimo di sforzo iniziale al lettore, perché sembra nelle prime pagine avvolgersi su se stesso, no? Ha sempre un'immagine che ricorre, quella della moglie del protagonista. Ricordo che il libro è un flusso di coscienza di una persona, quindi noi seguiamo i pensieri del protagonista, che ha questa moglie che deve andare a recuperare perché ogni sera si va a mettere su un binario morte e aspetta che passi un treno per mozzarle la testa. E noi vogliamo sapere perché, ovviamente, succeda questa cosa. E il pensiero del protagonista però si annoda su se stesso, dice una cosa e poi ritorna a dire: mia moglie è andata sui binari. Dice un'altra cosa. Nel momento stesso in cui stavo per dire, cosa significa? A pagina 2 comincia ad aggiungere un elemento nuovo. E procede per accumulo. A pagina 3 non puoi più smettere di leggere il libro, devi assolutamente andare a vedere cosa succede, perché ogni volta si aggiunge un piccolo fatto nuovo e tu ti abitui lentamente, ma molto rapidamente, una volta che hai capito come funziona, a questa attesa si crea, benché sia solo il pensiero, una sorta di suspense che ti obbliga ad andare avanti, ti obbliga a sapere, e cose da sapere ce ne sono poi moltissime nel corso del libro. E volevo chiedere a Alessandro se appunto... questa tecnica di procedere per accumulo sia stata una scelta, oppure in un certo senso, me l'hai già detto, sia nata in un certo senso di botto da un'immagine. A volte sono delle immagini iconiche, no? Che non hanno una spiegazione razionale, ma che in qualche modo passano, colpiscono. Lo vediamo spesso nel cinema, ad esempio, non so, magari noi non ricordiamo la trama di 2001 Odissea nello spazio, però il monolite ce lo ricordiamo. Quell'immagine passa, qualsiasi cosa, anche se uno la vede in pubblicità, quell'immagine ha qualcosa. E sembra come l'immagine iniziale di Cacciatore di Frodo, appunto, di questa donna. Volevo chiedere se il tuo procedimento è stato quello. Sì, sicuramente. Allora, sul fatto che si faccia leggere, che si crea una sorta di... la voglia di scoprire... la voglia è anche la paura. La paura di scoprire. Uno dei complimenti più belli che ho ricevuto, forse bello, su questo libro è: beh, ma si legge volentieri, si fa leggere, conoscendoti non l'avrei mai detto. Vabbè.
No, sull'immagine, effettivamente questo libro nasce da, dall'immagine, nasce da, da questa immagine di questa donna sdraiata, sdraiata sui binari, e nasce spontaneamente da, da questa cosa qui. Avevo questa immagine in testa che tornava a ossessionarmi, l'immagine della donna in camicia da notte sdraiata lì. E io ho cercato di respingere questo romanzo a lungo, nel senso che si affacciava a me questa immagine e mi chiedeva di essere messa in pagina, e gli dicevo no, non lo posso fare, non ho tempo, ho un sacco di altre cose da fare, ho un sacco di figli con cui badare e no, non lo posso fare. Invece poi alla fine ho accettato di farlo nascere, mi sono dato dei tempi. Ho detto, va bene, ti faccio nascere, ma ti do 10 giorni, non di più. In 10 giorni, 10 capitoli, 100 pagine. Queste sono state le regole che mi sono dato. Ci hanno messo 9 giorni a scriverlo. E l'ultimo mi sono riposato. Come... qualcuno bisogna pure. No, gli scrittori sono sempre tutti così grandi che si montano la testa, si paragonano.